Ciao raga, benvenuti o bentornati nel canale e in questo nuovo video. Allora, come avete detto dal titolo, questo sarà un video un po' chiacchiericcio in cui vi spiego, vi mostro, vi elenco tutti i detersivi che io non acquisto più, ma che faccio in casa. Detersivi che vi ho già mostrato nel corso dei video, però ho pensato che era carino anche fare un unico video e raggrupparli, mostrarveli tutti quanti insieme. Allora, qui ci sono tutti, diciamo, i detersivi già fatti con i vari ingredienti. Magari io poi giù in info box vi lascerò anche gli ingredienti, diciamo, nello specifico con le quantità. Allora, come prima cosa vi mostro il mio smacchiatore. Consumavo tantissimi smacchiatori, quindi ne dovevo comunque acquistare in grandi quantità, perché avendo un bimbo che ha come divisa la maglietta bianca, vi lascio immaginare. Quindi ho cercato il modo di risolvere questa cosa per non comprare appunto ogni volta lo smacchiatore, che comunque costicchia anche come prodotto. E sono andata a crearlo in casa. Questa, vabbè, è una boccettina, cioè un vecchio prodotto che sono andata a riutilizzare. E come lo vado a creare? Solamente con due ingredienti, ovvero acqua ossigenata e svelto. Due ingredienti che, se vogliamo, abbiamo tutti quanti in casa. Io l'acqua ossigenata non la faccio mai mancare, ora ancora di più, e costa pochissimo, costa 50 centesimi. Lo svelto io utilizzo questo qui, grande, ormai chi mi segue da un po' lo sa, utilizzo il boccione da questo è 3 litri, ma a volte anche da 5 litri, perché a parte che si risparmia, poi mi dura tantissimo tempo. Vabbè, come vi ho detto poi in descrizione, vi lascio le quantità, ma mi sto trovando benissimo con questo smacchiatore. Ottimo. Io ve lo consiglio se comunque volete andare a risparmiare. Poi, un altro prodotto che non sto acquistando più, ma che diciamo faccio in casa, ovvero sostituisco, perché alla fine è un solo prodotto che mi va a sostituire l'ammorbidente. Parlo dell'ammorbidente. Io feci già un video in cui mostro tre tipi di ammorbidenti fatti in casa, però diciamo gli altri due sono comunque una valida diciamo scelta, però ci metti più tempo nel crearlo, insomma. Invece così compri il bicarbonato, che comunque penso che quanti abbiamo già in casa, mezzo bicchiere di bicarbonato, e i vestiti sono morbidi e profumati. No, perché questo non li profuma, ma sono morbidissimi. Quindi io ho sostituito l'ammorbidente, che comunque costa, raga, tantissimo, a questo qui, al bicarbonato. Lo sto facendo già da un po', mi ci trovo bene. Poi, un altro prodotto che sono andata a creare in casa, e quindi non vado più a comprare, sono andata a sostituire, è lo sgrassatore. Ragazzi, lo sgrassatore era un altro prodotto che io compravo in continuazione, perché veramente ne consumo tantissimo, perché comunque con lo sgrassatore vado a pulire il tavolo, le superfici, il piano cottura, il lavello, insomma ci faccio di tutto. Vado ogni tanto a rinfrescare i pannopelle che utilizzo, ci faccio tantissime cose. E vabbè, questo, come vedete, è sempre un dosatore, diciamo, di un vecchio prodotto che sono andata a riciclare. E come lo vado a creare? Con aceto, acqua e oli essenziali.
Attenzione, l'aceto potete utilizzare sia questo qui di alcol oppure l'aceto normale di vino bianco che utilizziamo, che abbiamo tutti quanti in casa e utilizziamo anche per condire come condimento. Vi lascio le quantità in info box, però vi devo dire che anche qui io sorpresa, ma mi trovo benissimo. Allora, c'è da dire che io non preferisco tanto l'odore dell'aceto, però vi giuro che mixato agli oli essenziali diventa molto piacevole. Non è più quell'odore forte di aceto fastidioso, ma diventa proprio come dire, proprio come un prodotto che acquistate. E è valido perché comunque l'aceto si sa, disinfetta, sgrassa, va a togliere le puzze, gli odori forti e quindi un prodotto che veramente io vi consiglio tantissimo. Con l'aceto, raga, vado a creare anche un altro prodotto, ovvero il Viacal. Sia potete utilizzare sia l'aceto di alcol, sia anche l'aceto normale. E miscelato ad un po' d'acqua, vi andate a sostituire il Viacal. Questo qua, ovviamente, si utilizza per, cioè io almeno lo utilizzo per tipo come anticalcare, quindi la maggior parte in bagno per lucidare i pezzi in acciaio o anche sulle mattonelle, appunto proprio come anticalcare. E mi ci trovo benissimo anche con questo, un ottimo sostituto, ecco, mi sfuggiva. E l'ultimo prodotto, o diciamo penultimo prodotto, che vado a creare in casa che non acquisto più è il prodotto per pulire i vetri. Io vado a crearlo solamente con un prodotto, ovvero l'alcol. Vado a mettere alcol e acqua e così creo il mio detergente per i vetri. Raga, con acqua e alcol i vetri vengono benissimo, ve lo posso assicurare. E vi dirò di più, a volte questo stesso prodotto che utilizzo per i vetri lo vado a utilizzare anche per fare i sanitari. Potete fare anche acqua e candeggina, però la candeggina, essendo che scambia, è un po' più fastidiosa come prodotto, quindi io quando non ho il detergente appunto per pulire i sanitari, al momento sto usando lo Smac, ma se non riesco a comprarlo, non voglio comprarlo, dipende come mi trovo, utilizzo questo qua, acqua e alcol. L'alcol comunque disinfetta, igienizza tranquillamente i sanitari ed è economico. Con lo stesso criterio, potete utilizzarlo anche per lavare i pavimenti, quindi in un secchio d'acqua andate a versare un po' di alcol a piacere. Io ho preso questo qui che è profumato, ma potete anche usare quello puro e quindi risparmiare anche sul detersivo per i pavimenti. Vabbè, diciamo che con l'alcol si può fare di tutto, però diciamo questi sono gli utilizzi che ne faccio io. E niente, quindi come avete visto, i prodotti poi da acquistare sono pochissimi e sono economicissimi. Lo svelto, che comunque lo abbiamo tutti in casa perché lo utilizziamo anche per lavare i piatti, e comunque credetemi che acquistato così risparmiate. L'aceto, che comunque costa meno di 1 euro, acqua ossigenata che costa 50 centesimi, e l'alcol costa 1 euro. Poi c'è il bicarbonato, insomma, sono tutti ingredienti economici e che comunque quando andate a comprare potete con questi prodotti, con questi ingredienti qua, potete creare più prodotti, quindi vi durano nel tempo e andrete a risparmiare nel tempo. E niente, questo è tutto il video. Io spero tanto che
vi possa essere utile, vi possa essere piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. E niente, io vi saluto e mando un forte bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!